Oggi una notizia importante. Grazie a un contributo regionale di 114.000 euro riusciamo ad abbattere le rette dei nostri servizi educativi, in particolare con un'operazione che riguarda gli asili nido. Sarà infatti una riduzione dal 100% al 30% in base alla soglia ISEE, quindi coloro che avranno un ISEE fino a 10.000 euro avranno un'esenzione totale, coloro che avranno un ISEE fino a 22.000 euro avranno una riduzione del 50% e coloro che avranno invece un ISEE fino a 26.000 euro avranno una riduzione del 30%. A questa confermiamo anche la riduzione delle quote pasto sia per gli asili nido che per le scuole dell'infanzia. Ovviamente ci riferiamo ai servizi comunali in gestione diretta, in appalto o in convenzione, e per quanto riguarda il buono pasto andiamo ad ampliare la fascia di esenzione fino a 7.000 euro di ISEE. Quindi un segnale importante per supportare le famiglie anche nell'accesso ai nostri servizi. Questa stessa operazione, ampliata quest'anno, l'abbiamo fatta anche l'anno precedente, ha permesso di esentare o ridurre le rette nel 70% dei casi, e per quanto riguarda i buoni pasto abbiamo raggiunto il 56% delle famiglie con abbattimento o esenzioni e il 53% per quanto riguarda le scuole dell'infanzia. Questa scelta che l'amministrazione ha fatto grazie al contributo regionale ci permette di dare un aiuto concreto alle famiglie e di continuare a vedere fruiti al meglio i nostri servizi educativi, anche a fronte di un evidente problema che riguarda la natalità, che è sicuramente in calo, in quanto nonostante i numeri dei bambini nati non crescono, continuiamo comunque ad avere una buona rispondenza dei nostri servizi, ma soprattutto a parità di nati non calano, anzi aumentano le domande. Quindi un segnale importante di come anche il contributo economico e il sostegno alle famiglie sia determinante per favorire l'accesso ai servizi. Una strada quindi che continueremo a sostenere con convinzione, perché ci sembra il modo migliore per garantire diritti allo studio e pari opportunità ai nostri bambini.